con una crudele realtà. E qui se dalle scarpe sta un lovato, boh. E c'è una domanda, c'è il cazzo così. Papà, allora, non ci vuoi stare di tuoi eti? Sì, aspetta, sto fermo. Aspetta. Non hai mia svolta, tu caschetto di papà dentro. Allora, vieni qua. E di un bello giovane. Sicuro? Sicuro, papà. E ti dovete? Di un paese. Sì? Sì. E ci è? Lo figlio di un macellaio. Il figlio di un macellaio? Sì. Papà! Macellaio del proprio cibo? Macellaio! Madonna! Capirai la metozzi quanto ce ne stanno! Sempre così, infatti, mai mi ascolti, mamma! Madonna! Susa! Mozzicca! Mozzicca che ha tutti i difetti, no? Non ci sono difetti, Susa! Beh, non è. Figlio di un macellaio, non sono qua, scusa! Che c'è? Mozzicca! No, io non lo sposo! Susa! No, non lo sposo! Susa! Susa! Allora, devo trovare una relazione con la mamma, sa di qui lui. Beh, è quello del frate a te. Ma come frate? Te frate che ha te frate del cane. Ah, e non ci dico scusa. Ma via, io te rimanete via. Madonna, ma non sto, non mi vuole sapere. Mi sto, c'è cosa, Ma che c'è se piangi, mia mia, dimmi. Abbiamo due scarpe, cioè, dopo due mesi ancora la stessa scarpa. Papà! Ehi, Susa! Una cosa! Sono contento quando viene che ne parli! Papà! Lava non c'è nemmeno! Non si è carruzzito! Ah, hai visto? No, io ho fissato con... Sono contento veramente. E dove è di questo? Un paese. Di qua pure di Faggiano? Sì. Ah, hai visto che sto ogni bagnone a Faggiano? Non è che stanno granché. Però. Il bello tu. Ma alle tempi mie stavano lontano, ma lo spicciamo tu. Bello tu. È bello, è di un bello giovane, è ierto 1,80. Ierto? Sì. È un bello giovanotto. E ha detto che tra 2 mesi mi sposano. Ah, non ti preoccupare, tra 2 mesi dopo. A chi appartiene? Allo meccanico, il figlio del meccanico, papà. Allo meccanico dopo il giusto nuovo carro? Papà, sì, madonna, ci faggi! Lo sapi che va giusto di cose, Dani? Susa! Sì, papà. Muzzicca! Questa storia di una vita! 4.000 scattate, si ma fa già, le scacchiamo da tu! Di gusto, ma non va a buon nome? Ma quella moglie di un meccanico che ti vuole un rapporto per lui. E c'è cosa? E tutti male, mi sono fatto, papà! Ma c'è tutto fatto male, ti dovevo schiacciare tutti, figlia mia! Non mi cagliere tu, che devi dire! Ma che è vero, che mi dà la mano! Ma che cosa?
giorno. Sì, alla pensione. Ci mettiamo il corso di... Io non la chiamo, a tuo papà non ci le piace. A me non ci le piace a tuo papà, a chi c'è non le piace a tuo papà. Nuotti questa vuota. A chi c'è non ci le piace. Oggi non posso dire a te, come. Posso dire a te? A tutti lo posso dire, ma i mantenoni. C'è a me, non va bene, sono la mamma tova. A tutti posso dire la mamma tova. La mamma tova. Ciao, come? A questo punto è davvero triste, ma dopo alcuni mesi incontra l'uomo della sua vita. Questa volta è davvero innamorata e corre nuovamente dal padre a dirglielo, sperando che almeno questa volta non ci siano problemi, ma... Madonna mia, ci devo portare queste scarpe? Madonna mia, no, questa si è tutta fuori. Papà! Ehi, Susa! Ti posso parlare? Come no, io sono sempre contentissimo quando vieni a trovarmi nella mia bottega di calzolaia. E da se vuoi! Questo è un mistero mio, meno male che sei su questo di mistero che portavo pane a casa. Ovviamente sta per fare pure un'altra cosa, buona. Papà! Io lo faccio come secondo lavoro. Cioè, Susa, c'è mai da dire? Sì, peccato lo zito. Ah! Speriamo quanto fanno paese. No, è di tuo paese. Di Fagiano. Scusa, sa, come faccio di un vacchio di fuori paese se tu non mi dai mai la macchina come mi va girando? E io giro la pete, ecco. E sole mia, la macchina mica te la potevo dare. Ci contiamo di sto basso fardogliano te la voglio levare. La fino già 50 ne tiene. 30 ne degno. Ah, lo diceva io. Dai tuo stato. Ma stessa fine di puttana che fate? Ma pure a me? A tutta. Ma non è stato e faccio io come? La vecchia, piglia me. Senti, mi ha toccato il dito. E stavolta, way or no way, io me lo sposo. Ma io sono contento. Lo tempo lo facciamo le carte e mi manco fare. E fa le bomboniere, insomma, fa? Ma per le cato io, ma non ti preoccupate, scusa, sì. Ah, e chi è sto guagnone, Susa? E il mio figlio della farmacista. Vedo, va? Poi non me ne potete cazzare il video. Inutile, stavolta mi lo sposo. Susa, guarda che mi fai. Mi mia, ma non mi posso. Il figlio della farmacista. Il figlio della farmacista? Che tieni da dire con il figlio della farmacista, papà? Che tieni da dire? Scusa. Papà. La farmacista una volta venne qua. Anni fa. Ma tu non chiamava la farmacia. E voleva che stavo lì stivale. È normale, faccio un calzolaio. E mi disse a me. Non puoi giustare stivale, certo, disse io, signore. Disse, ma le voglio subito. E io disse levatele, che le giustiamo. Se li vado solo lo stivale? Ha provato che se leva gli stivali non ci se ne venivano. E disse a me mi servono le giustate. E disse, come te li giustate? Disse, ci ho la gamma, ci le giuste. Disse, ho la gamma che te la giusta. E se figlia mia, ho la gamma di qua. E ho la gamma di là. Susano, figlio della farmacista del frate, però qui. Dimmi, c'è sta successo, si è tanta vetta, che c'è la mamma? Mi piace la mamma, guarda,
per te, grazie. Ciao, mamma. Ma che c'è, non ci vuole? Ma mio zio non ti lo posso dire. Ma questo mi dico, ci posso mettere la mano di vita? Poco dottore, poi sa giù io come la disciugare tanto, come la disciugare a cioè, non lo dico. Ma che lo dico, sa? A me non la da dire. Io sono la mamma d'ora. Dire che mi fa un Senti mamma, ma ti piace proprio il figlio della farmacista? Sì, sì, ma proprio, donne, sì. Ma proprio assai assai ti piace? Sì. Sì, ne, sì. Sicuro? Beh, sì. Figlia mia, e invece tu spese tanta tu non significa tanta!